Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Feriozzi e oggi sono qui su invito di Paola Italia e Margherita De Blasi, che ringrazio, per parlarvi dell'arte del rimare, un trattato cinquecentesco scritto da Gian Maria Barbieri, alla cui edizione sto lavorando e che oltre ad essere estremamente interessante per i suoi contenuti, rappresenta anche un caso molto particolare da una prospettiva di filologia d'autore. Il trattato è un prodotto tardo di quella stagione di studi di filologia volgare e romanza e, mi si passi il termine, di linguistica storica che nasce all'atere della questione della lingua. Alla radice dell'opera di Barbieri sta infatti un personaggio molto coinvolto nella questione della lingua, dapprima un Bembiano, poi sempre più anti-Bembiano, che è Ludovico Castelvetro, il quale a metà secolo progetta una edizione di poesia trobadorica e in vista di questa edizione, che tra l'altro già Bembo aveva tentato senza risultati, in vista di questa edizione recluta appunto Gian Maria Barbieri, che all'epoca era noto per fine conoscitore dell'occitanico. L'edizione, come già quella di Bembo, era destinata a non vedere mai la luce, anzi a non essere mai completata, per una serie di ragioni. Prima di tutto, i manoscritti erano dispersi tra molteplici possessori, non tutti i quali erano disposti a collaborare. Poi era oggettivamente un lavoro difficile che nessuno aveva mai fatto. E poi si aggiunge il fatto che a partire dagli anni 60 del 500 almeno Castelvetro, tacciato di eresia, è in una situazione tutt'altro che facile che alla fine lo porta ad abbandonare l'Italia. Con la perdita di Castelvetro il progetto essenzialmente salta e Barbieri, che non era un puro uomo di lettere, diciamo, torna al suo ruolo di amministratore locale modenese. Torna al suo ruolo di amministratore locale modenese per una decina d'anni, fino al 1572, quando comincia a mettere mano a quest'opera, all'arte del rimare. Ci dice il figlio di Barbieri, Ludovico, che l'arte del rimare risponde a un desiderio espresso a un certo punto da Castelvetro stesso, il desiderio di produrre una sorta di complemento o, se vogliamo, aggiornamento del De Volgari Eloquentia. Ciò che colpisce chiunque si avvicini all'arte del rimare è però soprattutto l'ampiezza di orizzonti di quest'opera. Un'ampiezza di orizzonti che è evidente già dalle fonti usate. Infatti, se troviamo l'armamentario standard di chiunque parlasse di poesia nel Cinquecento, vale a dire Aristotele, Ermogene di Tarso, Pietro Bembo, è molto meno ovvio trovare tra le fonti usate Raymond Vidal de Besaudoux, ed è ancora più sorprendente trovare i nomi di grammatici ebraici che Barbieri poteva leggere grazie all'aiuto di un suo amico che conosceva l'ebraico, tale Mosè Finzi di Modena. E altrettanto variegata è la messe di fonti letterarie usate. In particolare
sono importanti due fonti manoscritte, che sono il libro di Michele, Silloge Occitanica del maestro Michele della Tor, e il libro siciliano, che contiene, il libro siciliano, che contiene poesia, non, toscanizzata, poesia scuola siciliana non toscanizzata, della quale Barbieri ci riporta, tre testi. Sventuratamente soltanto uno dei tre è in forma veramente pura siciliana. Gli altri due, uno è soltanto un incipit, e l'altro è un po' più problematico. E non solo la ricchezza di fonti colpisce, ma anche le capacità interpretative di Barbieri, che non solo ha un'ottima conoscenza del provenzale, ma per esempio riconosce in Plauto una testimonianza di latino volgare, oppure in un altro passaggio individua un legame tra i canti liturgici latini e la metrica romanza. La tesi portata avanti nell'arte del rimare è quella dell'origine araba della rima. Infatti, secondo Barbieri, è vero che si trovano esempi di rima nella poesia latina. Però la grande differenza tra la rima latina e quella romanza è che la rima romanza è un elemento costitutivo del verso. E sulla base di fonti ebraiche, come probabilmente li sto pronunciando male, Rabbi David Aben Yaqia e Abraham Ibn Ezra, ma anche sulla base dell'improbatio al Corani di Fra Riccoldo da Montecroce, e sulla base anche di Averroè, di nuovo un buon esempio della varietà di fonti che Barbieri aveva a disposizione, sulla base di queste fonti Barbieri afferma che la rima è caratteristica tipica del verso arabo, che avrebbe il suo primo esempio niente meno che nel Corano. La rima sarebbe poi giunta in Europa nell'VIII secolo con l'invasione saracena della Spagna e conseguentemente i primi a cogliere la rima, dice Barbieri, probabilmente prima in latino e poi in volgare, sarebbero stati gli spagnoli. E poi attraverso i conti di Barcellona, l'uso della rima sarebbe arrivato in Occitania. Così come sempre attraverso i saraceni che giungono in Sicilia, la rima sarebbe arrivata prima in Sicilia e poi in Italia. Che peraltro con questa spiegazione Barbieri riesce a integrare tanto l'opinione bembiana, per cui la rima, la poesia in rima sarebbe di origine provenzale, quanto quella petrarchesca che vuole i siciliani come primi rimatori. E poi la fortuna della rima sarebbe stata determinata dagli amori che i poeti avevano per le donne. Qui ovviamente la base è Dante che ci racconta che la fortuna della poesia romanza nasce dal fatto che il poeta voleva parlare con la sua donna, la quale molto spesso non conosceva il latino a sufficienza per comprendere i testi in latino. Così come l'altra grande spinta alla fortuna della poesia romanza, secondo Barbieri, sarebbe la volontà di lodare i grandi signori. L'arte del rimare, come si è detto, inizia, il lavoro sull'arte del rimare inizia nel 1572 e continua fino al 1574, anno della morte di Gian Maria Barbieri. Barbieri fa in tempo a completare soltanto il primo libro dell'opera e
che oggi esiste in due manoscritti conservati all'Archiginnasio di Bologna. I due manoscritti riflettono due fasi diverse della stesura. Uno è più avanzato dell'altro, ma non è propriamente una bella copia. Come si può vedere qui, il testo si trova sia nella prima minuta che nella seconda stesura, nella colonna centrale del foglio, mentre i margini sinistri sono riservati ai titoli dei paragrafi, mentre sui margini destri troveremo i rimandi alle fonti, sia quelle manoscritte che quelle a stampa. Per esempio, qui abbiamo un rimando al libro di Michele, carta 33, con questi due puntini che ci informano che il rimando è al verso del foglio. E stessa cosa, qui sotto abbiamo libro siciliano, carta 38, verso. Sventuratamente, la seconda stesura è stata rivista da una seconda mano. Che oltre a fare una serie di piccole correzioni, per esempio qui le forme francesizzanti Guillaume sono rimpiazzate con un Guillaume propriamente provenzale, questa mano porta avanti anche una campagna di censura piuttosto zelante del testo e per questo motivo non mi sento di escludere che questo revisore possa essere il figlio di Barbieri, che effettivamente sappiamo che per un certo periodo cercò di far pubblicare il testo e che evidentemente era cosciente delle implicazioni di pubblicare un testo in piena epoca post-tridentina. Per esempio, qui lo vediamo cancellare il riferimento al fatto che la donna amata da Ponce de Capdevielle era effettivamente la moglie di qualcuno. Da queste censure si salvano soltanto pochi casi, tra i quali vale la pena di citare quello di Guillaume de Cabestagne, che evidentemente era protetto o dal fatto che effettivamente la sua leggenda non ha senso se non si include il fatto che era un amore adulterino, o più semplicemente dal fatto che era una storia ben nota e protetta dall'autorità di Boccaccio. Una cosa molto simile avviene qui nella vita di Guillaume de Balaon, in cui, diciamo, semplificando, per una sorta di scommessa, Guillaume de Balaon si finge offeso con la sua donna, la quale, assolutamente disperata, lo va a trovare nell'albergo dove sta alloggiando e, come si legge qui, gli si gettò dinanzi in ginocchione, dimandandogli perdono se incontro qualcuno l'avesse offeso. E qualcosa qui seguiva, ma è stato cancellato. Dopodiché leggiamo che Guglielmo, ostinato e fellone più che mai, la ripinse indietro e fa anche qualcos'altro che qui di nuovo è cancellato da una fitta cancellatura. Fortunatamente, però, la stesura più antica, del testo, resta immune da queste correzioni, cosicché, possiamo riferirci ad essa per leggere, sotto le cancellature, del nostro censore. Per quanto riguarda, per esempio, la vita di Ponce de Capdevielle, scopriamo che la sua donna era moglie di un gran conte d'Alvernia. Mentre se andiamo a vedere la vita di Guillaume de Balaon, troviamo che ciò che non era piaciuto al nostro revisore è il fatto che la donna si fece innanzi per volerlo basciare e che Guglielmo, oltre a ripingerla indietro, battendola, la cacciò via da sé. Oltre a questo, però, il testo è anche danneggiato da una perdita meccanica, dato che in un momento imprecisato all'inizio del Novecento
un professore altrettanto ignoto va a vedere le carte Barbieri, che all'epoca erano proprietà dei conti Savioli, e da quel momento in poi è registrata la perdita di buona parte delle carte di entrambe le stesure. Anche per questo problema esiste però una soluzione, perché nel 1790 il testo viene stampato per intero per la prima e ultima volta, a opera dell'abate Girolamo Tiraboschi, anche lui storico della letteratura, il quale ovviamente include nel testo, che è basato unicamente sulla seconda stesura, include anche le carte che oggi sono perdute, sebbene accolga tutte le censure di cui si è parlato prima. E appunto a causa di questa particolare situazione dei testimoni di quest'opera, che ho detto all'inizio di questo video, che si tratta di un caso peculiare da una prospettiva di filologia d'autore. Infatti, dare un'immagine soddisfacente di questo testo, serve prima di tutto individuare e spiegare le differenze tra la prima e la seconda stesura del testo, che peraltro in molti casi sono interventi che vanno a ridurre il testo, cose che andranno ovviamente spiegate. Ma io in più, oltre a questo, i passaggi censurati vanno ricostruiti nella maniera che si è detta. E i passaggi che stavano sulle carte andate perdute andranno reintegrati sulla base della stampa Tiraboschi, con la quale bisognerà interfacciarsi come un filologo tradizionale, nel senso che si tratta di un testimone opera di qualcuno che non è l'autore, e che presenterà tutta la fenomenologia propria di questo tipo di trasmissione.